What I wouldn't give for one more day, just one more day with you, so you and I can do all those things, all the things that we meant to do before heaven came and took you away. I wish God would let you stay. So until I see you again, just know I'll be right here waiting on you, my friend. Just so we are clear, I'll say so long for now, but know I'll always be around, right where I've always been, until I see you again. Zegna animata per una giornata di festa, perché torna puntuale la tradizionale fiera. Assolutamente sì, siamo molto contenti di portare avanti queste tradizioni per noi fondamentali, ormai da decenni appunto le portiamo avanti, quindi siamo contenti che sia per quanto riguarda la mostra bovina, tra l'altro quest'anno ci sono 20-30 capi in più rispetto all'anno scorso, sia per quanto riguarda la battaglia e sia ovviamente per tutte le bancherelle che sono esposte. Siamo contenti perché c'è sempre una buonissima affluenza e poi tra l'altro oggi il tempo è dalla nostra, quindi speriamo che sia una bellissima fiera. Non sono molti i comuni che continuano a portare avanti quella che è la battaglia delle Rens. È vero, non è facile, è molto complicato. Noi abbiamo la fortuna incredibile qui a Zegna di avere tantissimi volontari che fanno il massimo per portare avanti queste tradizioni, appunto. Tant'è che voglio ringraziare ovviamente innanzitutto Davide Imonetto, il presidente della sezione della Coldiretti, e tutta la sua famiglia, tutti i collaboratori che ogni anno si prestano per allestire la battaglia e tutta l'area. La Proloco, assolutamente anche loro, sempre in prima linea, e quindi per lo stand gastronomico, poi sono sempre disponibili, e ovviamente l'IB per il servizio che dà di sicurezza ad ogni evento. Quindi siamo veramente molto fortunati e siamo anche contenti che abbiano messo le bancherelle altre associazioni del paese per farsi conoscere, quindi la fortuna di Zegna è sicuramente nella comunità e siamo molto fortunati per questo.